me non interessa fare il coordinatore regionale e le regole mi impongono di non farlo. Mi interessa muovere una situazione che è diventata ridicola. 2 anni, e cioè un intero mandato congressuale, senza un organismo ufficiale. Le nomine che verranno fatte, così come la mia nomina, e che probabilmente saranno dei coordinamenti allargati che tengano conto di tutte, e lo sottolineo, di tutte le anime che fanno parte di questo partito. Nessuno si deve sentire escluso. Tutti sapranno qual è il metodo di tesseramento, quali saranno le regole che verranno prima stabilite da un esecutivo nazionale, mi pare in tempi abbastanza brevi. Questo percorso io l'avrei condiviso immediatamente se solo se avesse avuto il tempo di vedersi. Io non sono come tutti voi una vita molto comune, molto a volte noiosa, quindi mi devo recare al lavoro ogni giorno e per essere qui devo fare 100 km. Detto questo, massima disponibilità da parte mia a ragionare come state ragionando voi stasera, a aprire il più presto, secondo i dettami del segretario nazionale, il tesseramento. Vi ricordo che le tessere, come dire, non si fanno con un tizio che viene, si siede e firma della carta. Sono documenti inviati dal nazionale, devono essere suffragati da sottolineati da chi sarà qua. Faremo dei coordinamenti allargati, tutti si sentiranno, sapranno le date. Io pensavo a una finestra di 2 settimane nelle giornate che rendono possibile ai giovani di potersi recare in un partito a prendere la tessera, creare spazi di animazione. Io non posso e non voglio nominare direzioni, degli organismi politici, io sono semplicemente un notaio, una specie di garante che mi dà la certezza di non avere secondi fini. Io spero per novembre e dicembre che si siano celebrati i congressi provinciali e regionali, dopodiché i giovani che avranno preso le tessere, che democraticamente prese quelle tessere, informati, anche quelli, non ci sono solo i ragazzi negli elenchi dei partiti, ci sono dei ragazzi che non fanno parte oggi del PD e magari l'anno prossimo ne vogliono far parte. Noi non possiamo escluderli a priori. Voi mi direte, tu non ci rappresenti, io vi dico, purtroppo mi hanno nominato, la mia disponibilità c'è tutta. Più di questo non so che offrire. Il mio numero di telefono è sempre acceso, io ho risposto a una telefonata alle 2:30 di notte, non chiamatemi a quell'ora per favore perché vorrei dormire. Rendetevi propositivi, non andate contro qualcuno, perché non andate contro Davide Montigli, se non fa questa cosa qua, continua a fare il dentista e continua a fare l'attività nel partito senza problemi, senza bisogno di... non mi metterò a piangere se non mi vuole. Quello che vi dico è non andate contro Davide, ma andate contro quel simbolo lì, che in questo momento, brutto, cattivo che sia la mia nomina, mi tocca rappresentare con delle garanzie. Ricordatevi sempre che io voglio svolgere questa funzione di garante, lo voglio svolgere con delle regole certe per tutti. Grazie e buon lavoro.